Cari amici di Tele Ischia, buonasera, ben ritrovati in una nuova puntata di Caleidoscopio, la trasmissione di Tele Ischia dedicata alle mille sfaccettature di arte, cultura e tradizioni. Questa sera ci occupiamo di una scrittrice ischitana pronta a pubblicare il suo ormai sesto romanzo. L'abbiamo con noi in studio stasera, ben trovata a Simona Pilato. Grazie Claudio, buonasera. Anche se dobbiamo dire che scrive con uno pseudonimo. Esatto. Uno pseudonimo di S.P. Hopeful. Vediamo anche una soggettiva dei suoi libri, delle sue pubblicazioni. Ha iniziato nel 2019 con La partita dell'amore, il 2020 con The Last Race, 2021 Il battito del mio cuore, doppia uscita nel 2022 con Angelo di ghiaccio e Il gol dell'amore, ed è in uscita un nuovo romanzo del quale però parliamo tra poco. Quello che salta all'occhio in questo tipo di libri, soprattutto per i titoli, è la grande presenza dell'amore e dello sport. Esatto, sono entrambi due fattori fondamentali della mia vita. Da quando ero piccola ho sempre fatto sport, diversi sport, arrivando alla pallavolo a livello agonistico. E poi, diciamo, beh, io penso che l'amore, inteso come i buoni sentimenti, i bei sentimenti, sia la motrice della nostra vita, perché senza di questo, diciamo, non sarebbe una vita sterile, un po' così, senza troppe pretese. Invece l'amore, che può essere inteso nell'amicizia, nell'amore tra due persone, nell'amore di una famiglia, comunque ci regala delle emozioni che nessun altro sentimento riesce a regalare. Ed è un messaggio particolarmente importante oggi che registriamo questa trasmissione e la mandiamo in onda nel giorno di San Valentino. Posso chiederti una produzione, diciamo, in questi tre anni particolarmente florida, però mi viene da dire, ma questi romanzi ce li avevi già pronti o quello con la scrittura è un rapporto che è iniziato, diciamo, tardi, come verrebbe da dire? Allora, diciamo che ho sempre avuto la passione per la lettura, leggevo romanzi di ogni genere, principalmente comunque sempre su una venatura romantica. Però ho ricevuto, ecco, un duro colpo lavorativo, se possiamo così dire, e dove io ho lavorato per anni in un grande azienda del settore turistico, e per motivi di orari purtroppo non siamo riusciti ad organizzarci, ed è stato difficile per me perché avendo sempre lavorato, trovarsi, ecco, così a casa dall'oggi al domani ti diventa difficile abituarti, e sono stata spronata da persone che mi sono state vicine. Diciamo che il primo è iniziato per gioco, ho iniziato a scriverlo così, per tenerlo per me. Poi, conoscendo una persona che oggi, ancora oggi, mi è mia amica, e quindi andremo insieme in un in luogo importante di cui parleremo dopo, ho pubblicato in self tramite Amazon il primo romanzo, che è La partita dell'amore. La partita dell'amore, nel quale io immagino si parli di calcio, uno sport. Esatto. Che conosci molto da vicino. Esatto, conosco da vicino perché diciamo ho il calcio che è quotidiano in famiglia, diciamo, dal marito ai figli, al figlio, che giocano entrambi a calcio, hanno giocato, e quindi diciamo che la fonte di ispirazione è stata quella per iniziare il tuo primo romanzo. C'è sempre stato lo sport di mezzo, ne hai passate diverse però di discipline in questa prima serie di romanzi. Sì, diciamo, non è focalizzato solo sul calcio, ci sono tante discipline, c'è il calcio, c'è l'hockey, c'è il pattinaggio, ce ne sono tante di discipline, perché poi non esiste solo il calcio come sport. A me piace lo sport in generale, e quindi sono andata a studiare anche gli altri sport di cui non ne conoscevo niente, quindi
Abbiamo piano piano ho imparato anche nuovi sport. E magari ne hai conosciuti? Ne ho conosciuti di belli che non immaginavo e quindi. E ti sono piaciuti. Per quello che riguarda questi libri, possiamo dire che nel 2019 è uscito La partita dell'amore. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Il gol dell'amore ed è direttamente collegato, esatto, alla partita dell'amore, esatto, il sequel esatto, che però sono romanzi tutti autoconclusivi, quindi uno può leggere il primo, può leggere il secondo, oppure leggerne solo uno, non sono romanzi, diciamo, che fanno parte di una serie, sono tutti autoconclusivi e parlano dei personaggi che troviamo all'interno del primo romanzo, però sono sempre, ripeto, romanzi che a me non piace lasciarli con il fiato in sospeso, quindi chiudo le storie perché devono essere assaporate e finite nello stesso tempo. È uno stile che, per quello che riguarda i libri, adottano in tanti, lo stesso, sì, Maurizio De Giovanni, che ha portato avanti il commissario Ricciardi per tantissimi anni. Ogni libro, sebbene di fondo ci fosse una storia più ampia, però ogni romanzo comunque aveva una sua conclusione. Esatto, ecco. Esatto, esattissimo. Li scrivi non per le stesse persone, diciamo, li scrivi per lettori. Li scrivo principalmente per me e poi per chi mi segue con passione, perché poi grazie ai libri ho conosciuto persone, ora ci sono lettrici che mi seguono con enfasi, che mi scrivono, con cui abbiamo instaurato dei rapporti, quindi c'è un mondo al di fuori che non immaginavo, ecco, e quindi è molto, molto bello come realtà. Posso chiederti come mai la scelta di adottare un nome di fantasia, anche se all'interno del nome di fantasia, che è S.P. Hopeful, ci sono comunque le iniziali del tuo nome? Allora, sì, ci sono le mie iniziali, ho scelto uno pseudonimo esclusivamente perché è iniziato tutto per gioco, quindi io non immaginavo di arrivare, perché per me anche i piccoli passi sono grandi successi, quindi ho scelto questo anche perché avevo un po' timore di Ischia, come intesa come persone che già mi conoscevano, sapevano quello che io facevo e quindi è stato più che altro un timore che io ho provato e ho cercato di mascherare, anche se in realtà già dal primo romanzo io ho messo la biografia, quindi chi lo prendeva sapeva chi ero in realtà e non ho mai nascosto la mia vera identità. Ecco. Hai solo evitato di metterla sulla copertina. Esatto. Ci sei andata per gradi. Per gradi. Se qualcuno compra il libro, lo vede, poi diciamo nella contropopertina c'è scritto. C'è la biografia, esatto. Quello con lo sport è un rapporto, prima ti sentivo parlare anche della tua esperienza personale, lo sport non è solo agonismo. No, lo sport è famiglia, lo sport è stile di vita, lo sport è crescita, quindi per me lo sport rappresenta tante cose, non solo il diventare campione o campionessa, quello che sia, cioè proprio una realtà che credo dovrebbero adattare tutti al proprio stile di vita, perché sport non rappresenta solo il vincere, ma proprio il crescere. Posso chiederti se nei tuoi romanzi questo aspetto del mondo dello sport non agonistico, che poi è il mondo dello sport più ampio, quello che vede coinvolta la maggior parte delle persone, perché l'attività fisica la fanno tutti, l'agonismo lo fanno in pochi, diciamo. C'è sia un aspetto che l'altro all'interno di... Soprattutto nell'ultimo, perché nell'ultimo c'è anche un aspetto che riguarda i bambini, cioè una crescita di bambini di una scuola calcio, di come vengono, si rapportano gli allenatori con i bambini, è velato, perché naturalmente bisogna dare spessore ai due protagonisti, quindi però in modo velato c'è,
soprattutto nell'ultimo. E la, diciamo, fa da contorno alla storia, esatto, dei protagonisti, è l'ambiente, il contesto nel quale, esatto, si muovono i protagonisti. Protagonisti che Simona Pilato sceglie come? Come li scegli? C'è una sorta di ispirazione? Io devo dire che ci credo poco all'ispirazione, no, beh, sebbene sia un aspetto romantico che mi affascina, però sul piano pratico alla ispirazione ci credo poco. Penso che sia più un lavoro quotidiano e costante quello dello scrittore. Entrambe, mi sbaglio? Entrambe le cose. Se non hai l'ispirazione non puoi costruire, quindi tu parti sempre dalla base di ispirazione che può venire in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, e bevendo un caffè con gli amici, andando a mangiare una pizza, guardando un film, l'ispirazione arriva con questo, guardando una partita di calcio arriva su questo, però se non hai quello non puoi costruire. Dopo aver avuto l'ispirazione c'è bisogno di costruire il personaggio, perché bisogna costruire una trama, i tempi, altrimenti ci sono vuoti, ci sono tante cose che poi sono legate all'interno di un romanzo che se non ci sei dentro non riesci a comprendere, ecco. E quindi devi essere all'interno della storia, all'interno, nel tuo caso, della disciplina sportiva, perché comunque devi quantomeno conoscerne le regole, esatto, e i meccanismi. Che bisogna studiare. Cioè, anche se tu conosci uno sport o se non lo conosci, devi comunque studiarlo, perché se non lo studi puoi scrivere anche cavolate. Quindi... E tu come fai? Attingi alla realtà che ti sta intorno? Sì, 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 assolutamente, alla realtà che mi sta intorno, a documenti, a altri libri, diciamo è un continuo ricercare informazioni. L'ultimo, diciamo che principalmente sul campo ho avuto il piacere di conoscere alcuni dettagli stando vivendolo qui sull'isola, quindi. Vabbè, quello tra sport e l'amore è qualcosa che è un filone che tanto ha prodotto. Il primo che mi viene in mente è Mila e Shiro, no? Nella storia del per esempio dei cartoni animati. Per quello che riguarda la tua produzione, i protagonisti sono dei ragazzi. Sì, principalmente ragazzi, non superano i 38 anni, proprio il massimo che è in il battito del mio cuore, che sono, però in questo caso quello non è uno sport romance, quello è un contemporary, quindi lì sport non ce n'è. E sono degli architetti, quindi delle persone che hanno un'attività avviata e quindi sono anche un pochino più grandi. Sullo sport principalmente sono un po' più ragazzi, perché diciamo intorno ai 24, 25, 26 anni, quello è il fulcro dell'età importante di uno sportivo, quindi l'età poi dipende anche dal tipo di romanzo. Ah, certamente. E quindi il battito del mio cuore, mi dicevi, esce un po' da questo filone dello sport. Sì, è completamente staccato, esatto, è un contemporary proprio, e quindi... Beh, questo me lo rende molto interessante. Come è venuto fuori questo? È venuto fuori durante una chiacchierata con una mia amica. Si parlava di New York, perché è ambientata a New York, e parlavamo dei lavori che c'erano a New York, e quindi da lì è partita l'ispirazione. Poi, se ti devo dire come l'ho costruito, quello, ti ripeto, viene con la fantasia. Se non c'è quella di base non puoi farlo. E il tempo per scrivere, perché ricordiamo che è vero che ci raccontavi la tua storia, purtroppo è venuto meno l'impegno lavorativo, che sicuramente ti avrà lasciato del tempo, però moglie, mamma di due bambini, voglio dire, le cose da fare sicuramente non ti mancano. In che momento scrivi tu principalmente? Allora, quando principalmente puoi sceglierlo? Quando posso sceglierlo, nell'ultimo periodo mi ritaglio il tempo al mattino, perché riesco a giostrare molto di più i tempi.
però quando non c'è possibilità al mattino, la sera tardi o all'alba, al mattino presto. E purtroppo, non purtroppo, perché assolutamente è una cosa molto bella, quando ci metti passione non senti la stanchezza, non senti il doverti svegliare presto. Quindi per me è diventato un lavoro, quindi non agli orari standard di un lavoro qualsiasi, però comunque è un lavoro che mi dà soddisfazione. Ti posso chiedere chi è il primo che legge le bozze dei tuoi lavori? La mia amica si chiama Tina, Tina la monaca. Lei è una di quelle che... È la tua cavia. È la mia cavia ed è una di quelle che ha vissuto con me proprio i primi passi, gli inizi di tutto, quindi sì. È lei che manda... a cui mando, diciamo, ogni capitolo, ogni bozza, qualsiasi cosa, che parlo con lei delle trame. Tutto e magari quello. Ti ha suggerito anche nel tempo qualche limatura. Dettaglio, perché anche lei è una lettrice, quindi avere un rapporto con una persona che legge, che ha le emozioni dall'altro lato, è importantissimo, quindi sì. Eh beh, questo è un bellissimo aspetto. Dicevamo, è in uscita... adesso nel 2023 il nuovo lavoro che si chiama Ice Zone. Noi dovremmo avere anche in anteprima la copertina, eccolo, lo vediamo, quindi in anteprima sarà il 19 marzo al Festival Italiano del Romance, al Forum di Assago, in un uno stand dedicato a Espy Hopeful. Sì, esatto. Ci avrò il mio stand, dove ci sarà anche un'altra mia collega, divideremo lo stand, si chiama Area M, anche lei è un'autrice molto brava, e lì chiunque avrà acquistato il biglietto potrà passare per una firma, una foto, dei gadget per conoscerci. Il libro in questione è un romanzo, diciamo, pubblicato con casa editrice, quindi ci sarà anche la casa editrice presente al... Casa editrice la possiamo nominare? Sì, la Ode Edizioni, di Barbara Parodi, e sarà presente anche lei allo stand, e avrà il proprio stand e il libro sarà disponibile proprio in anteprima cartacea. Dicevo di citarlo perché ci hai tenuto a specificare che il tuo rapporto con il mondo dei libri è arrivato con le self-publishing, con le pubblicazioni in autonomia attraverso, nel caso specifico, il sito di Amazon, però Angelo di Ghiaccio e Ice Zone sono stati pubblicati, scelti da una casa editrice. Me lo racconti questo rapporto con la casa editrice? Come è stato? Immagino il manuscritto si mandi... No, ecco, a più agenzie. Diciamo che è stato uno scegliersi. Ci fu una chiacchierata con la editor della casa editrice e mi chiese se in quel momento avessi qualcosa di già pronto da poter presentare. Purtroppo non ce l'avevo, e nel parlare con la editor venne fuori Angelo di Ghiaccio, quindi il romanzo di Angelo di Ghiaccio è nato proprio nella telefonata con la editor, quindi nel momento in cui poi l'ho finito ho mandato il manoscritto direttamente in casa editrice ed è stato approvato. Cioè, in pratica hai scritto un libro che aveva già la strada un po' più spianata rispetto agli altri. Sì, esatto, sì. Non era stato scritto ed è stato scritto lì, in poche parole, le idee. Diciamo, siccome il prossimo è questo Ice Zone, immagino che qui anche si parli di pattinaggio. Puoi dirci qualcosa di come questo no, lavoro? Non si parla di pattinaggio, ma di hockey, che è una disciplina che troviamo in Angelo di Ghiaccio. E sarà un romanzo, sempre un sequel, sempre autoconclusivo, ed è uno sport romance un po' diverso, perché c'è lo sport ma non è il punto principale del romanzo, però non posso dire più. Non puoi dire altro. Posso chiederti, siccome questo è ormai finito, abbiamo visto la copertina, sarà presentato, ripetiamo, a partire dal 19 marzo al Festival Italiano del Romance, al Forum di Assago, posso chiederti su che cosa stai lavorando, quale filone stai seguendo, se ne stai seguendo qualcuno? Sì, allora ci sono due progetti
che sono in sviluppo, uno già iniziato e sarà il seguito, sarà un altro, il terzo del gol dell'amore e della partita dell'amore, però tratterà il nuoto e il nuoto sincronizzato, quindi esco dalla scena calcistica e poi ci sarà un paranormal romance. Che quindi esco proprio completamente con questo dal romanzo, dal classico, andrò più sul fantasy. Perché... È un modo questo, immagino, per chi scrive, lo ripetiamo, perché gli interessi che portano uno scrittore a scrivere e un lettore a leggere sono assolutamente diversi, diciamo. Tu regali un libro anche per cacciare fuori delle storie, anche per sperimentare uno stile diverso, per ricercare degli aspetti diversi, probabilmente anche per raccontare una parte diversa di te, no? Esatto. Diciamo che io sono consapevole che sicuramente avere sempre lo stesso filone ti può portare dei vantaggi, però mettersi alla prova deve essere alla base di tutto, quindi uscire dalla propria comfort zone deve essere la cosa principale, cioè deve essere il passaggio principale. In ogni libro ci deve essere sempre una parte di te, inevitabilmente questo accade, quindi nelle storie vai a regalare delle emozioni, perché scrivere è emozione. E quindi diciamo preferisco mettermi alla prova il più possibile, anche se potrebbe andare male, perché potrebbe andare male, però mi piace sperimentare cose nuove, ecco, quindi... È un atteggiamento questo sportivo, no? Quando sì, c'è sempre, sì, c'è sempre, esatto, un'altra partita, sempre da giocare, un'altra partita, c'è sempre chi è migliore di te, quindi puntare in alto. Posso chiederti una curiosità, se c'è qualche personaggio al quale ti senti più legata, o magari all'interno del quale, guardandolo adesso, diciamo, a cose fatte, ti rivedi di più? Allora, il personaggio no, perché non rappresentano me, però c'è il libro a cui io sono più legata, che è il primo, il gol dell'amore, la partita dell'amore, perché c'è all'interno un'esperienza che ho vissuto da ragazza, e la perdita di una persona cara, di un amico in poche parole, ed è riportata all'interno del libro, e ho cercato di esprimere quello che ho provato in quell'istante. Quindi sono legata non alla storia, ma proprio al momento. E quindi posso dire che il libro è quello a cui sono più legata, però il personaggio sono tutti a sé, sono tutti personaggi a cui inevitabilmente sei legato, sono creazione, come se fossero dei figli, no? È impossibile non pensare a questo aspetto e non pensare che scrivere dei libri possa essere anche terapeutico per chi scrive, no? Un momento di autoanalisi. Assolutamente. Ti ripeto, io ho iniziato a scrivere perché ero delusa da quello che mi era accaduto, quindi è stata una sorta di sfogo, e poi da lì c'è nato il lavoro, quindi è stato un beneficio in questo caso, capito? Insomma, quindi, se è chiuso una porta, si è aperto un portone, come si suol dire. Utilizzando questa frase fatta, pensavo all'hockey e pensavo che rappresenta un mondo insieme a tante altre discipline, di quelli che si svolgono al chiuso, all'interno dei palazzetti, sì. I palazzetti che rispetto al campo di calcio, a tante altre discipline, rappresentano un po' un mondo a sé, che diciamo diversamente dagli altri, appunto, è chiuso con il portone che si chiude, e diventa un po' un mondo a sé, quello del palazzetto, dove spesso si incrociano tante storie, tante discipline diverse, che magari l'una con l'altra non hanno niente a che vedere. Esatto, però tu, come ti dicevo prima, io vengo da un palazzetto perché giocavo a pallavolo, quindi per me è un mondo che mi ricorda qualcosa, ed è un mondo che, certo, il calcio in primo piano è lo sport più amato, no? Più praticato, però a me interessa far capire che non c'è solo quello, ma ci sono tanti sport che anche nel piccolo regalano emozioni intense e molto forti.
Quindi sì, ben venga anche il chiuso, ecco. Un'ultima cosa che volevo chiederti, pensi che possa esserci nella tua produzione, non ti chiedo ovviamente di darmi... Spoilerare. Sì, ma pensi che possa esserci una serie nella tua produzione, magari con un personaggio... presente in più libri, che possa, ecco, accompagnare più storie? Mai dire mai nella vita. In questo momento, per quello che ho in programma, no. Però abbiamo tanti anni davanti, quindi speriamo. E allora grazie a Simona Pilato per essere stata qui con noi, grazie per esserti svelata, diciamo, nella tua produzione letteraria. Lo ripetiamo, il prossimo libro uscirà in quest'anno 2023, sarà presentato il 19 marzo al Festival Italiano del Romance, al Forum di Assago. Vediamo ancora la copertina, Ice Zone. Grazie per essere stata con noi, grazie a voi che ci avete seguito da casa. Noi adesso andiamo in pubblicità, dopodiché ci ritroviamo con un'altra storia.